Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico RT8. Parliamo nella puntata odierna di un tema che si sta imponendo sempre più all'attenzione pubblica nel modo meno edificante possibile. Parliamo di sicurezza sui posti di lavoro, che sappiamo dovrebbe essere preceduta dalla prevenzione, per ragionare in termini di cultura della sicurezza sui posti di lavoro. Tutti gli attori della filiera sono chiamati ad osservare la normativa e ad applicare misure che in qualche modo riescano a far percepire nei fatti i luoghi di lavoro come sicuri e dignitosi. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. Parto qui dallo studio con Camillo Volpe, che è consigliere di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Buonasera. Buonasera a lei. E ancora Fabrizio Delle Monache, consulente titolare di Omnia Care. Buonasera. Buonasera, buonasera. Da remoto abbiamo un ospite che è Fabio Pontrandolfi, area lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria. Buonasera. Buonasera a voi. Questi sono i nostri ospiti, quindi possiamo entrare nel vivo di questa importantissima puntata, partendo dall'ospite qui in studio, da Volpe, al quale chiediamo come si realizza, come si mette in atto la sicurezza per i lavoratori in un'azienda. A lei. Allora, la normativa presente in Italia, secondo me, è una delle migliori normative al mondo. Già dalla 626, ma successivamente col testo unico 8108, e la normativa prevede un servizio di prevenzione e protezione, dove ognuno ha il suo ruolo, a partire dal datore di lavoro, ma non per ultimo per chi poi opera, cioè il lavoratore, l'operatore, passando poi per il medico competente, l'RSPP. Sono figure fondamentali che devono insieme, attraverso quello che è il direttore d'orchestra, che è il datore di lavoro o un suo delegato, mettere in atto le misure di prevenzione e protezione. La misura di prevenzione e protezione si basa su più elementi. Un elemento fondamentale, imprescindibile, è che le macchine e l'ambiente deve essere l'ambiente sicuro, quindi avere macchine con certificazione e macchine che devono avere dei cicli di manutenzione fondamentali, sono importanti affinché queste macchine vengano tenute in efficienza e soprattutto le misure di protezione non vengano assolutamente mai modificate. Seconda cosa fondamentale è quella che oggi ci aspiriamo tutti, la cosiddetta cultura d'impresa, che passa attraverso una formazione. La formazione però è una parola bella, importante, che però deve avere un riscontro reale. Il riscontro reale della formazione è quello di essere, di arrivare al lavoratore, quindi deve essere fatta con l'interazione col lavoratore, e quindi dopo aver formato il lavoratore è fondamentale il feedback, cioè interagire con lui, perché soprattutto colui che opera direttamente in azienda è colui che poi sa veramente qual è la realtà dal punto di vista del rischio. Molte volte assistiamo in alcune aziende dove addirittura purtroppo non si conosce il pericolo, quindi non si è in grado di valutare il rischio. La valutazione del rischio, che i tecnici sono in grado di fare, è fondamentale, ma dopo che il pericolo sia conosciuto. Senza pericolo non c'è nessuna valutazione del rischio. Bene, questo è un quadro iniziale abbastanza completo, che ci darà modo di continuare ad approfondire questo tema, e lo facciamo subito andando dal nostro ospite in collegamento, da Pontrandolfi, perché ci parlerà del progetto Salute e Sicurezza sul Lavoro 4.0 di Confindustria. A lei. Sì, grazie. Siamo partiti da una duplice convinzione che la sicurezza si fa in azienda e che la complessità dell'azienda sia un argomento da affrontare in modo prioritario. Complessità non è un'accezione negativa, è semplicemente la realtà dell'azienda. E dunque sono elementi questi che vanno affrontati attraverso la gestione dell'organizzazione, una gestione consapevole, attenta, evoluta, volta al miglioramento. Sicurezza 4.0 è una startup della Sapienza, dell'Università La Sapienza, insieme a servizi formativi di Confindustria e a Confindustria, ed ha
la finalità di garantire una gestione sempre continuativa e tecnologicamente avanzata della sicurezza in azienda. Proprio perché non bisogna mai lasciare nulla al caso in quel rapporto pericolo-rischio che diceva poc'anzi il Presidente. Il primo aspetto che garantisce sicurezza 4.0 è una diffusione della conoscenza su tutti i livelli dell'organizzazione aziendale, dal datore di lavoro ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori, ai medici, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. Consente di conoscere continuamente le evoluzioni normative, delle interpretazioni delle norme, le procedure aziendali che sono assai rilevanti, l'organizzazione complessiva dell'azienda, i ruoli che in azienda devono essere presenti per garantire la sicurezza e che devono essere indicati nel documento di valutazione dei rischi. E soprattutto danno la possibilità di tener conto di quelle che sono le scadenze degli adempimenti che devono essere fatti. In questa logica il concetto di adempimento non è negativo, ma è semplicemente un riferimento per tenere sempre sotto controllo tutta la realtà e la vita aziendale. Ecco il controllo. Insieme alla conoscenza il controllo è fondamentale. Queste app, questa strumentazione informatica, dà la possibilità di controllare continuamente la vita in azienda, sul profilo della sicurezza evidentemente. E questa è una forma di vigilanza privata, interna, volta alla collaborazione, al miglioramento, non è certo una forma di vigilanza pubblica, quale è quella degli ispettorati o delle ASL, che sono volte essenzialmente alla sanzione, al riscontro delle violazioni e quindi non hanno una funzione costruttiva e collaborativa, ma una giusta funzione repressiva che è pur sempre necessaria laddove in gioco ci sia la vita umana. Dunque, un controllo che consente una revisione continua del sistema, una prevenzione dei comportamenti sbagliati. Sappiamo bene la funzione nuova e innovativa del preposto introdotto nel 2021, consente un intervento tempestivo, quindi di non dilazionare nel tempo ciò che è necessario per garantire la sicurezza ed il miglioramento, ma dare la possibilità al sistema di intervenire e correggersi in tempo reale, e questo evita le disfunzioni organizzative, evita in primo luogo gli infortuni, evita evidentemente la possibilità di recare danni alle attrezzature, in ultima analisi impedisce anche che il datore di lavoro sia responsabile per ciò che succede, poiché gli infortuni si riducono. E dunque è una logica volta al miglioramento continuo, cioè a quel bisogno di miglioramento della qualità del lavoro e della vita in azienda, che la cultura della sicurezza passi da un momento meramente adempitivo a un momento qualitativo, cioè in direzione di una consapevole continua ricerca di ciò che è meglio per l'impresa e per i lavoratori, tendendo sostanzialmente verso il benessere, concetto lato, ampio, ma che va declinato in azienda. E va declinato oggettivamente, anzitutto appunto riducendo quanto più possibile gli infortuni e garantendo un'organizzazione sempre all'altezza delle attese dei lavoratori, innanzitutto dell'imprenditore e della società. Grazie mille per questo riassunto relativo al progetto, che fondamentalmente va nella direzione non solo di garantire un luogo di lavoro sempre più rispettoso della società, della esigenza dell'imprenditore e in primis del lavoratore, ma che si sofferma anche sul discorso della formazione. E con questo concetto vengo qui in studio per continuare ad approfondire questo ragionamento della formazione e della cultura della sicurezza, la cultura di impresa, e lo faccio insieme a Fabrizio Delle Monache. A lei. Allora sì, giustamente la cultura d'impresa, giustamente come diceva lei, è al centro, se vogliamo, del progresso aziendale, e quindi direi anche la formazione, che diventa un cardine
importantissimo, come si è detto in questa, diciamo, in questa sede, perché è, oltre ad essere ovviamente un obbligo previsto dal decreto 81, e quindi chiaramente ogni datore di lavoro deve necessariamente porre in essere quelle attività formative che portano diciamo, ogni lavoratore ad avere contezza di quelli che sono i rischi e quindi come si possa in qualche maniera arginare o addirittura ridurre, diciamo, il più possibile il rischio che si possa in quel caso avere incidente o altro. Allora, il cuore fondamentale della questione formativa è che l'azienda si definisce evoluta, secondo me, non tanto, o meglio, anche insieme alla parte produttiva, quindi la capacità che ha di crescere e di evolvere e di svilupparsi, ma nella capacità di fare formazione e quindi sicurezza, essere orgoglioso di fare l'attività formativa che possa generare quella cultura aziendale che poi viene trasmessa dai lavoratori a tutta la struttura, in modo da poter evitare, ovviamente mitigare quell'attività di pericolo ovviamente incombente in ogni azienda, a prescindere poi dal settore e così via. Quindi la formazione è il cuore di tutto, il cuore del sistema sicurezza, tant'è vero che se noi purtroppo riflettiamo su quelli che sono gli accadimenti, che vediamo dalle morti bianche eccetera, viene sempre messa in evidenza come c'è questa carenza formativa, ma nella misura in cui non viene fatta in maniera adeguata, non viene fatta in maniera cosciente, non viene fatta in maniera concreta, non viene fatta capire al lavoratore a volte che significa fare una cosa, perché gli si chiede di fare quello, per qual è il pericolo che può evitare seguendo determinate regole. E soprattutto, ecco, l'azienda illuminata è quella che vede nel capitale umano e quindi negli operai che appunto vengono formati adeguatamente quello che è la propria crescita, perché naturalmente per l'azienda risulta fondamentale avere una struttura che ovviamente produce, ma lo deve fare in maniera sana, e non avere incidenti in azienda significa, quindi ripeto, formazione adeguata, significa permettere all'azienda di crescere. Quindi c'è questo binario molto interessante: da una parte abbiamo la parte ovviamente umana importantissima, quindi non avere incidenti, non avere infortuni, e dall'altra parte parallelamente l'azienda virtuosa riesce ovviamente a crescere, ovviamente a svilupparsi e a diffondere sempre più quella cultura d'impresa fondamentale sulla cui base c'è la giusta economia, la giusta crescita, ripeto, sia umana che aziendale. Delle Monache, l'ascoltavo con molta attenzione perché giustamente lei fa riferimento al fatto che il datore di lavoro è il primo interessato a dover promuovere una determinata cultura, un insieme di atteggiamenti, ragionamenti e azioni che vadano nella direzione della diffusione della cultura della sicurezza ed impresa. Perché assistiamo oggi, soprattutto in alcuni settori, a episodi che sono così eclatanti? Allora, credo che sia quel discorso che dicevo prima, cioè questa incapacità, ma io credo che sia anche una questione anche di evoluzione e cultura della sicurezza. Oggi per fortuna si ha una tendenza a migliorarle e quindi a essere orgogliosi di lavorare in sicurezza. Nella maggior parte delle aziende, o meglio nella maggior parte prima, ora sempre meno per la mia esperienza, vedo che c'è l'imprenditore si è reso conto oggettivamente che non è soltanto la macchina in sé per sé che produce, ma è il capitale umano, è diciamo l'operaio che si declina nell'impiegato piuttosto che nell'operaio aziendale inteso come cantieristica o altri settori. Ecco, allora il problema è quello: quando abbiamo quelle evidenti situazioni in cui c'è questa carenza, è dovuto al fatto che l'imprenditore evidentemente manca di questa illuminazione, ma a volte riscontriamo questo anche derivante da che cosa? Da un passaggio generazionale che ovviamente noi vediamo gli imprenditori magari di lungo corso non riescono magari a fondo a percepire quello che può essere l'importanza del non perdere la forza lavoro, nel non avere il rischio di non avere un operaio che magari deve essere riformato perché magari ha avuto un infortunio. Quindi manca questo aspetto che, ripeto, nell'ultimo periodo, negli ultimi anni devo dire, sta cambiando radicalmente e vertiginosamente, quindi c'è sempre più, però ahimè troviamo ancora quelle carenze derivanti da una mancanza di coscienza
ripeto, di questo capitale umano che l'azienda ha e che deve necessariamente valorizzare. Quindi il rispetto delle normative sulla sicurezza, la formazione in primis, permette all'azienda di crescere, di svilupparsi. Quando vengono a mancare quelle, si fa un ragionamento di meri numeri che evidentemente non bastano a mettere in sicurezza non solo i lavoratori, ma l'azienda stessa. L'azienda con infortuni è un'azienda fragile, l'azienda che avrà problemi. Quindi è oggi che ci si chiede sempre di più di essere perfetti, virgolette, quindi attenti a tutta una serie di sfaccettature ambientali o meno, quello diventa un elemento importante e fondamentale. Senz'altro, concordo con quanto diceva lei prima e mi ricollego ad un discorso che vorrà approfondire adesso Volpe, relativo alle best practice, perché fortunatamente ci sono tante realtà che non solo osservano la normativa ma che implementano una serie di dotazioni per far sì che i luoghi di lavoro possano essere sicuri e i lavoratori possano essere tutelati. Quindi Volpe, a lei con questi esempi. Guardi, io nella mia quarantennale esperienza di responsabile delle risorse umane ho collaborato attivamente nelle cosiddette best pratiche e abbiamo avuto la fortuna, lavorando in una grossa azienda, di lavorare con delle multinazionali, che è una società di grosso spessore, che chiaramente investono molto sulla sicurezza. Oggi, secondo uno studio ultimo, la sicurezza del lavoro in effetti si potrebbe applicare, se vogliamo fare dare degli esempi, in tre grossi tronconi. Uno è quello che abbiamo attivato in un grosso cantiere di 400 unità, dove c'era un controllo serrato, ogni 30-35 dipendenti c'era un addetto alla sicurezza che controllava se i lavoratori mettevano in atto quanto previsto dalle procedure e dalla normativa. Quindi c'era un controllo diretto sul lavoratore, quello che oggi e quindi abbiamo ottenuto dei risultati veramente eccellenti, però richiede un grosso investimento, perché avere una persona nel 35 unità significa investire sulla sicurezza. Seconda tipologia è quella di cosiddette, abbiamo sperimentato nel tempo anche la cosiddetta patente a punti, quella che adesso l'ultimo decreto ha istituito per le aziende, noi l'abbiamo fatto per i lavoratori. Ogni lavoratore aveva 10 punti a disposizione e ogni volta che veniva rilevata una mancanza venivano tolti dei punti, come la patente d'altronde, fino ad arrivare a chi a fine mese aveva più punti, c'era una norma, un cosiddetto premio che veniva elargito per quanto riguarda i lavoratori che avevano ottemperato meglio, che avevano operato meglio e soprattutto avevano operato in sicurezza. Un ultimo studio che non è tanto frequente in Italia, ma soprattutto nei paesi anglosassoni, è la BBS. La BBS è una forma cosiddetta rivoluzionaria di attivare la sicurezza sui luoghi di lavoro, che agisce sul comportamento delle persone. La BBS praticamente che cosa consiste? Consiste effettivamente, è una norma che noi abbiamo, è un sistema che abbiamo attivato in un cantiere, in un montaggio di una cementeria, quindi 400 persone per 2 anni, e abbiamo ottenuto infortuni zero, solo qualche near miss, però infortuni zero su 2 anni con 400 unità in un cantiere di montaggio, quindi un risultato importante. Questo lo porto solo come esempio, perché poi come tutti i sistemi vanno individuati e integrati secondo la tipologia di azienda, quindi va studiato bene, come diceva giustamente lui, la tipologia di azienda. Non è, la sicurezza non è un qualcosa che è come un qualcosa che si può mettere un'etichetta, è un qualcosa che va attivata veramente. Questo sistema che cosa prevedeva? Prevedeva che ogni periodicamente, ogni settimana, ogni 10 giorni, veniva scelto un lavoratore, tutti erano stati formati, era stato fatto un checklist per quanto riguardava i rischi relativi alla giornata, all'attività lavorativa, e una volta individuati tutti i rischi veniva nominato di volta in volta un cosiddetto delatore, il quale doveva comunicare su segnalazione
di una mini centrale operativa di chi stava attivando le procedure impartite, cioè il contrario, non chi era da sanzionare, chi era da premiare. E quindi a fine giornata avremo riportato questi report, che poi a fine mese veniva stilato un report e veniva premiato tutte le figure che avevano ottemperato al meglio. Chiaramente questo sistema ha una funzione se viene integrato col sistema sanzionatorio, perché chiaramente chi poi non ottempera palesemente e crea danno a sé e agli altri e chiaramente deve essere sanzionato, altrimenti viene elusa la norma. Questi tre sistemi di cui ho detto, è chiaro che non sono sistemi che si possono collocare in tutte le tipologie di aziende, ma nella mia esperienza diretta hanno avuto ottimi risultati. Io volevo fare un inciso: la sicurezza, inutile, bisogna dirlo con chiarezza, è un investimento che il datore di lavoro deve fare, in primis perché deve salvaguardare l'integrità fisica e psichica del datore del lavoratore. Dico psichica perché è fondamentale, purtroppo, sì. Anche questo. Ma è investimento perché? Perché oggi ci sono delle norme premianti che l'INAIL dà, elargisce, dico elargisce perché proprio chi ha un andamento infortunistico favorevole ha, con la bonus malus, una riduzione sul tasso di premio, quindi paga meno contributi INAIL. Lo stesso con l'ex articolo 24, chi attiva dei sistemi di sicurezza certificati ha dei bonus, cioè ha delle riduzioni, quindi se viene attivato l'investimento viene anche alla fine risarcito, quindi e si ottengono due risultati fondamentali, la salvaguardia veramente del lavoratore e anche a livello economico non ci sono grosse spese. Grazie per questi esempi, vado dal nostro ospite in collegamento per continuare a capire come nel caso di Confindustria trovano una collocazione questi concetti che abbiamo qui nel nostro studio ampiamente spiegato e dibattuto. A lei. Sono tanti i settori nei quali i principi che sono stati affermati finora trovano applicazione o dovrebbero trovare applicazione. Il primo è quello della qualità della legislazione. Avere un sistema regolatorio chiaro, trasparente, puntuale e determinato è il fondamento per poi poter avere un'applicazione altrettanto precisa, puntuale e completa. Il nostro sistema normativo, era stato detto prima, è un sistema avanzato, ma ha bisogno sempre di miglioramenti, sempre di una continua attenzione, perché il mondo produttivo cambia, le tecnologie cambiano, i modelli organizzativi cambiano, le innovazioni tecnologiche cambiano molto rapidamente e questo comporta la necessità che la lettura del quadro normativo sia possibile alla luce delle novità. E abbiamo un sistema normativo risalente agli anni all'anno 94, perché la 626 del 94 e l'81 del 2008 riposa sulle stesse basi della 626, ma in realtà oggi abbiamo tematiche come il lavoro agile, l'intelligenza artificiale, il nuovo regolamento macchine che stravolgono l'impianto tradizionale del luogo di lavoro, del tempo di lavoro, e dunque non possiamo pensare di regolare queste nuove veloci novità con sistemi caratterizzati dal modello Taylor Fordista del Novecento, dove il luogo e il tempo erano predefiniti e quindi la responsabilità nel senso di obblighi e di conseguenze delle violazioni erano in capo al datore di lavoro, perché poteva controllare sistematicamente l'attività del lavoratore. Dunque una responsabilizzazione diversa, un'impostazione diversa, perché questi modelli normativi, penso allo statuto dei lavoratori e ai controlli sui lavoratori, penso allo stesso DPR che regola l'attività dell'INAIL, sono risalenti nel tempo e non si confrontano con queste novità, con questi stravolgimenti dell'impostazione lavorativa e lavoristica. Il secondo tema è stato giustamente richiamato, è quello della formazione. La formazione è il presupposto del cambiamento, non ci può essere cambiamento se non c'è una formazione che dà strumenti per il passaggio generazionale, organizzativo, tecnologico. Occorre rendere i lavoratori in grado di confrontarsi con realtà nuove, profondamente diverse rispetto a quelle alle quali siamo abituati.
Quindi trasformare i comportamenti. Per trasformare i comportamenti non occorrono procedure, burocrazie, test e documenti. Occorre fare una formazione profondamente diversa da quella che veniva fatta finora, che incentra il suo focus sulla persona, sui bisogni della persona, sui bisogni conoscitivi della persona, per ciò che deve fare realmente in azienda, per quelle che sono le sue mansioni, le attrezzature che deve utilizzare, per le modalità organizzative che deve conoscere e seguire. Di qui una profonda critica all'impostazione attuale degli accordi Stato-Regioni a come stanno venendo fuori, perché riproporranno un modello che finora, a detta delle stesse regioni, non ha funzionato. Lì occorrerebbe fare profondi cambiamenti, non so se sarà possibile. Il terzo tema è stato anche questo accennato, quello relativo ai finanziamenti dell'INAIL. Noi, facendo parte degli organi dell'istituto, abbiamo spinto perché il cosiddetto bando ISI, cioè il bando di finanziamento alle imprese, fosse incrementato fino a 500 milioni, perché ci fosse una dotazione di 50 milioni per la formazione, perché fossero ampliate le ipotesi degli investimenti in prevenzione che danno luogo ad una oscillazione positiva del tasso, il modello cosiddetto T23. E questi sono sostegni fondamentali, perché è verissimo, è assolutamente da condividere il fatto che l'investimento in prevenzione non sia una spesa, ma sia in realtà lo strumento che accanto alla formazione consente di migliorare la qualità e soprattutto evitare infortuni. Ma i finanziamenti dell'INAIL sono fondamentali perché consentono alle imprese di ricevere ciò che esse stesse hanno versato come premio assicurativo, ma di riceverlo sotto forma di prevenzione. L'ultimo tema, ce ne sarebbero tanti, ma ovviamente mi limito a questi, è la qualificazione delle imprese. Il sistema di qualificazione delle imprese è una direzione che dobbiamo prendere assolutamente, perché con la qualità si assicurano contemporaneamente sicurezza da un lato e produttività dall'altro. Le nostre imprese sono evidentemente realtà orientate al profitto, sono realtà organizzate per produrre beni e servizi, ma il farlo in sicurezza è sicuramente un elemento aggiuntivo che consente di raggiungere gli obiettivi con miglior soddisfazione sia dell'impresa sia dei lavoratori. Nell'ultimo decreto relativo alla patente a punti o a crediti, questo obiettivo di qualificazione viene perseguito solamente in parte, restando prevalenti i profili sanzionatori. Stiamo cercando di dare a questo strumento una vera valenza di qualificazione, non è facile, però molte delle proposte che abbiamo fatto di cambiamento e di modifica sono state accolte, pur nonostante questo sono ancora presenti molte criticità. Grazie. Grazie a lei, Pontrandolfi. Annuivano qui in studio, quindi vado da Delle Monache per capire la sua opinione in merito a queste considerazioni. Pontrandolfi appunto parlava della necessità di applicare, di agire sulle normative esistenti e quindi di applicare una serie di strumenti che le imprese hanno in dotazione. Sì, assolutamente, è vero, giustamente bisognerebbe, si diceva appunto di un panorama legislativo che a volte sembra quasi come dire, scostato da quello che è la realtà produttiva, quindi dalle esigenze reali. Giustamente si parlava di una formazione ad esempio concreta, oggettiva, valida, quindi che significa più vicina a quello che sono l'operatività, facciamo un esempio, della persona che deve lavorare, quindi renderla più semplice, più immediata, di facile permeazione verso l'addetto, diciamo così, l'operaio, ma soprattutto di fruibilità anche per il datore di lavoro. Quindi tutta una serie di strumenti che a volte troviamo uno scostamento tra la vita reale produttiva e quello che il legislatore ci propone, che, ripeto, dovrebbe, ecco,
avere, fornire strumenti molto più affini a quello che sono anche la ratio, ecco, del testo unico, che evidentemente ha quello scopo di essere più vicini a quelle che sono le esigenze dell'imprenditore, ma di permettergli, mettendolo in condizione di realizzare quello che è la sicurezza in azienda e la cultura della sicurezza. Quindi c'è questo scostamento e quindi evidentemente andrebbe sempre più migliorato. Dei passi si sono fatti, è evidente, è chiaro, però a parer mio non basta, bisogna cercare di, si faceva riferimento per esempio al premio ISI INAIL, quindi giustamente a una possibilità di dare all'imprenditore di voler sanare delle carenze, quindi la possibilità di ampliare un plafond a cui attingere, quindi tutta questa serie di strumenti dovrebbe essere più come dire, vicini all'impresa e deve permettere all'imprenditore appunto di fare quello che vuole fare, cioè migliorare la propria azienda. Grazie per questa ultima considerazione, siamo giunti al termine della nostra trasmissione, non mi resta che ringraziare i nostri ospiti, quindi grazie per l'intervento Camillo Volpe. Grazie a lei. Ancora Fabrizio Delle Monache. La ringrazio, grazie. In collegamento ringrazio Fabio Pontrandolfi, grazie. Grazie a voi, buonasera. Per la parte tecnica i ringraziamenti vanno ad Andrea Di Fabio in regia, ringrazio tutti voi telespettatori per l'attenzione e appuntamento alla prossima puntata.